veramente vogliamo dare un ringraziamento speciale a tutte le scuole che hanno aderito. Tantissimi non sono anche presenti, però hanno detto che vogliono dare il loro contributo, soprattutto la firma per il dossier del SON ante la UNESCO, perché si è dichiarato patrimonio dell'umanità ugualmente alla rumba cubana, che come lo sapete già il 30 novembre scorso è stato dichiarata la rumba un patrimonio mondiale. Abbiamo lavorato tantissimo, tutti voi siete parte di questo grande successo della rumba, ma non ci fermiamo là, il SON lo merita e ci sono soprattutto tanti giovani che suonano la musica tradizionale cubana, che ballano la musica tradizionale cubana, ma c'è un pubblico internazionale che gode della musica tradizionale cubana e quindi il SON cubano lo merita. Davvero, lo dico col cuore, vedere tanta gente che viene e viene a ballare il SON cubano che ha tanti anni e dove sta andando? Sta andando verso cose molto buone, perché ci sono tanti giovani di questi tempi che si stanno appassionando di nuovo al SON. Quindi non abbiamo solamente, anche nei gruppi più famosi, quelli storici, io parlo del Septeto Nazionale per esempio, ci sono nuovi elementi, giovani musicisti che si appassionano al SON. E per dire una cosa che mi fa anche un po' sorridere, anche i reggaetoneri, la gente del reggaeton, si sta, se pensate al Chacal, che ha fatto un numero storico della musica cubana tradizionale, Lacrimas Negras, e l'ha fatto insieme col nonno. Quindi, los reggaetoneros che quieren il SON, che volete di più? Il SON è bello, direi, di venire a parlare del gruppo che questa sera vi farà ballare, ci farà sentire bene. Il Septeto Naborí nasce nel 1993, quindi è già abbastanza anzianetto, ma tra virgolette, perché sono giovani, giovani che amano questa musica che nasce nella parte orientale di Cuba. Loro è il Septeto Naborí, a origine di Santiago de Cuba, è l'alma del SON, e quindi questa sera saranno con noi. Anche è un piacere, perché di solito loro viaggiano in Europa, stanno sempre in Francia, in Spagna, in Svizzera, in Germania, suonano davvero, l'Europa ama al Septeto Naborí, e qui a Roma molto poco c'è di SON dal vivo. E allora facciamo un grande, immenso applauso al Septeto Naborí questa notte insieme a Clave. Ancora non sento l'applauso, spero che meritano loro. Thank you.
Son Técnico Sur.